Vivi, odi, balla è il claim dell'edizione 2023 del Festival d'Annunziano, che si articolerà tra spettacoli, concerti, incontri, convegni e mostre dal 2 al 10 settembre, ma con la novità dell'anteprima di oggi, 28 agosto, che anticipa la celebrazione del genio del Vate con 5 spettacoli nei luoghi cari a Gabriele D'Annunzio e con la Scudetto Cup di calcio, che coinvolgerà le giovanili di squadre del calibro di Juventus, Paris Saint-Germain, Inter, Milan, Roma e Pescara. Venivamo dall'anniversario di Fiume, quindi la fine della prima guerra mondiale, l'anniversario di Fiume, quindi tutto questo dibattito su quanto fosse fascista Gabriele D'Annunzio, facendolo uscire da questo equivoco e riportandolo nella sua connotazione naturale, cioè quello di uno dei più grandi intellettuali di inizio secolo, cioè quello che ha detto Boccelli in un famoso video, tra l'altro rilanciato da tutti i giornali nazionali, in cui suona la Vucchella, che sono musiche di Tosti e parole di Gabriele D'Annunzio. Tra gli ospiti, oltre all'immancabile Giordano Bruno Guerri, che presenterà il volume D'Annunzio, La vita come opera d'arte, giovedì 7 settembre all'Aurum, ci sarà anche Simone Cristicchi, il 4 settembre, sempre all'Aurum. Il 5 settembre il Teatro D'Annunzio vedrà Rafael Gualazzi in concerto e poi ancora ci saranno Francesco Renga e Neck il 10 settembre. È stata confermata anche la presenza di Morgan, protagonista dell'episodio di Selinunzio in Sicilia, in cui durante un concerto ho offeso il pubblico. Una valutazione che faremo, sinceramente la faremo insieme con il sindaco di Pescara, valuteremo anche quali sono le ricadute delle scuse che Morgan ha già fornito a mezzo stampa. E chissà che non sia il concerto Stramorgan Live con la Medit Orchestra diretta da Angelo Valore una buona occasione di riscatto. Oltre 300.000 euro il costo dell'evento, che ha visto il sostegno della Regione Abruzzo ma anche di tante aziende che hanno confermato la fiducia in quel modo nuovo di vedere interagire pubblico e privato, e che su Pescara, ha rimarcato il sindaco Carlo Masci, ha prodotto già i suoi risultati. Siamo partiti nel 2019 con la festa della rivoluzione perché Pescara aveva bisogno di una manifestazione che ricreasse la propria identità attraverso il più grande poeta nato a Pescara. Questo oramai è un momento che noi sentiamo nostro, ma che vogliamo estendere a tutta l'Italia, anche in collegamento con il Vittoriale, perché non dimentichiamo che Giordano Bruno Guerri è il direttore artistico. La Regione e il Comune insieme per raggiungere sempre grandi risultati.